Era un giorno speciale per George. C'era in programma una visita al museo, ma prima sarebbero passati da Pischetti per una dolcissima delizia. Sta tranquillo, non ci scappano mica. Cannoli. Un croccante rivestimento con uno squisito ripieno di ricotta. Hai visto? Sono due giusto per noi. Ehi, Polpetta! Hai una casetta nuova adesso? Se sono i cannoli che stai cercando, abbiamo appena venduto gli ultimi due. Ah, mi dispiace. Non ci saranno altri cannoli per oggi, sono troppo arrabbiato. Ma cos'è successo? Si tratta di Polpetta. È entrata di nascosto nel ristorante, ha graffiato tutti i sedili. Insomma, ha combinato un vero disastro. Ecco, guardi qui che cosa ha fatto. E tutti lì a farle le coccole, ma quanta bella questa gattina. Adesso guardi quanti danni. A questo punto Polpetta non potrà più stare nel mio ristorante. Ho visto la casetta che le ha costruito, è davvero molto carina. Grazie all'idea di aggiungere anche un secondo piano. Ecco, questa è Polpetta che adesso vuole entrare di nuovo. Io mi sento così male. In realtà lei vuole entrare solo perché tu glielo hai proibito. Io la conosco, lo fa apposta. Questa cucina è un vero disastro. Ho paura che non ci saranno più cannoli finché il problema non sarà risolto. Ferma lì! Torna fuori! Oh, non preoccuparti. Vedrai che presto risolveranno il problema. Al museo, George era troppo distratto per concentrarsi. Professoressa Wiseman. Salve, benvenuti alla mia nuova mostra. Si chiama Come i maggiori scienziati hanno avuto le loro grandi idee. Questi sono i ritratti di alcuni famosi scienziati. Isaac Newton, Benjamin Franklin, Marie Curie e Albert Einstein. Se si impara a pensare da scienziati, si può arrivare a risolvere qualunque problema. E Giorgia aveva un problema. Voleva un cannolo. Vedi, gli scienziati hanno sviluppato un metodo per risolvere i problemi. Loro osservano, raccolgono informazioni. E se quelle informazioni non bastano per giungere alla soluzione, allora ne cercano delle altre. Oh cielo, chiedo scusa. Giovanotto, scendi subito da lì. A quel punto George si chiese cosa avrebbe fatto uno scienziato che, oltre a essere una scimmia, fosse rimasto senza cannoli a causa di un gatto. Mi chiedo, ma le cose saranno andate davvero come il tuo amico cuoco ti ha raccontato? Tu devi riflettere bene su ciò che hai osservato. George aveva visto Polpetta graffiare la porta, ma avrà graffiato anche i sedili? Ciò che hai osservato non conferma certo la versione dei fatti raccontata dal tuo amico cuoco. Se Giorgia avesse potuto provare l'innocenza di Polpetta, Pischetti sarebbe stato contento e lui avrebbe avuto i suoi cannoli. Oh, anch'io adoro i cannoli. George doveva condurre altre osservazioni.
È stata una visita particolarmente gradita, quella ai saldi dei grandi magazzini. George non riusciva a immaginare come quella giornata potesse migliorare ancora. O forse sì. Il negozio di Mabel aveva appena inaugurato un nuovo reparto destinato esclusivamente ai dolci. Non so voi, ma io non riesco proprio a resistere ad una vetrina piena di dolci. Non posso entrare lì dentro con questa in mano. La piramide è la forma ideale per i cioccolatini, non trovate? Sapete, ho provato anche con il rombo, ma continuano a cadere. Con il rombo? E questo è il risultato. Ad ogni modo, benvenuti dai dolci di Kelly. Io sono Kelly. Allora noi vorremmo 4 confezioni piccole. Fantastico! È la mia prima ordinazione oggi. Nessuno riuscì ad aspettare di tornare a casa per assaggiare i cioccolatini. Di George ne contiene 4 e non 6. Deve esserci stato uno sbaglio. Gliene darò 2 dei miei, tanto io volevo soltanto assaggiarli. Allora posso avere gli altri 3? George non pensava che i suoi amici dovessero sacrificarsi per lui. A quel punto gli restava una sola cosa da fare. Oh santo cielo! Oh, ne vuoi comprare altri 2? Allora vuoi dire che ne mancavano 2? Chi mi dice che tu non li abbia mangiati? Ma certo, è evidente che non hai mangiato cioccolata. Hai dei denti bianchissimi, lo sai? Coraggio, scegliene pure 2. Mi dispiace per l'inconveniente, ma ho preparato quelle scatole a casa ieri sera e il mio gatto mi ha distratto continuamente. Oh no! Devo andare in magazzino, ma non posso lasciare il banco incustodito. Ehi, senti, ti andrebbe di sostituirmi? È evidente che sei una scimmietta molto onesta e comunque oggi ci sono pochissimi clienti. Devi solo restare qui dietro finché non ritorno. Grazie, sei un amico! Ecco il misterioso rombo. George si chiese se poteva riuscirci lui. Non sembrava poi così difficile. Ma perché le altre forme resistevano meglio? Forse andavano messi insieme per forma e non per colore. George si concentrò molto su questo lavoro. Non si aspettava che arrivassero dei clienti. Io vorrei una scatola di cioccolatini per mia moglie. Li avete alla menta? Questi sono alla menta? E quelli lì, invece? Ah, no, quelli non sembrano alla menta. Anche questo aveva lo stesso ripieno e effettivamente non era alla menta. Scusa, ma non hai una specie di catalogo? A George è sempre piaciuto aiutare la famiglia Pischetti a lavorare nell'orto. A
Abbiamo bisogno di più pomodori, di più melanzane, di più di tutto. Netti, dobbiamo assolutamente ingrandire il nostro orto. Guarda, ho scritto tutto qui. Ci vuole un altro tubo, altri sacchi di concime, altre piantine. Ma chef, qui non c'è spazio per espandersi. La ragione per cui a George piaceva tanto quell'orto è che era proprio al centro della città. Vedi, il motivo per cui a te serve più verdura è che la usi per fare i tuoi esperimenti in cucina. Ma io devo sperimentare, altrimenti come potrei perfezionare la ricetta per il mio straordinario giardino burger? Gli ultimi due erano davvero squisiti. Sì, hai proprio ragione, ma sono squisiti e non perfetti. Oggi si terrà l'annuale picnic dei vigili del fuoco. Ce la farai a renderli perfetti in un'ora? Ma sicuro! Altrimenti io non mi chiamerei più Pischetti! Bene, allora vediamo che cosa potrei aggiungere. Cipolla, aglio, cipolla... No, 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 senz'altro aglio! Cipolla! D'accordo, proviamo allora. Oh, è davvero squisito! Oh, George, lo sai che tu oggi mi hai aiutato a trovare l'equilibrio perfetto? Qui io scrivo tutte le mie ricette, annodo esattamente gli ingredienti e le dosi, così preparo ogni volta esattamente lo stesso piatto. Soddisfatto del risultato, Pischetti preparò un giardino burger di prova. Aspetta, ho dimenticato il pepe nero! Dov'è il macinino? Date, vieni qui! Dimmi che cosa ne pensi e sii sincera. Tu lo sai che tutti gli ingredienti vegetali che ho usato vengono dal nostro orto, George. Coraggio, assaggiate! Sì, questo è davvero perfetto. Non avrete assunto quell'aria soddisfatta solo perché volete farmi contento, vero? Io sono tua moglie e lui è una scimmia. Di chi puoi fidarti se non di noi due? E fu così che Pischetti preparò in fretta abbastanza giardini burger da sfamare tutti i vigili del fuoco. Per favore, questi mettili sul mio furgone mentre io prendo la griglia. George poggiò la scatola sul furgone parcheggiato fuori dal ristorante. Ma non poteva immaginare che erano due i furgoni parcheggiati lì fuori. Ehi, ciao! Hai notato quanto si divertono le scimmie a fare certe cose? Ad ogni modo ti prometto una cosa, se oggi non saranno tutti entusiasti dei miei giardino burger, io non metterò più piede in cucina. Senti, comunque vada, tu hai già un libro pieno di grandi ricette. Non mi interessa, se oggi dovesse andare storto qualcosa, appenderò per sempre il mio cappello da chef. Dai, sta tranquillo, vedrai che andrà tutto bene. George non riuscì a dirgli che qualcosa era andato storto. Ma forse non sarebbe stato necessario. Se su quel libro c'era scritto come preparare i giardino burger, allora avrebbe potuto farli anche lui e nessuno si sarebbe accorto della differenza. Gli ingredienti venivano tutti dall'orto e lì c'erano i disegni di quello che serviva, quindi evidentemente era la ricetta giusta. E così tornò a casa con una sola dozzina di ciambelle e tutto sembrò risolto. Deve avere una gran fretta!
Io ve l'avevo detto di sbrigarvi! Stiamo arrivando! Adesso controlla tu l'ingresso, Handley. Giorgia non poteva tornare a casa, altrimenti quella signora avrebbe scoperto dove abitava. Noi continuiamo a seguirti! Comunque, alla fine, Giorgia tornò a casa con una sola dozzina di ciambelle. Non vedo né la scimmietta né il cane. Scimmietta! L'abbiamo persa. Sono il portiere! Handley li ha visti davanti all'ingresso ed ha abbaiato. In qualche modo ha capito che cercavano te. È molto intelligente, non è vero? Sta tranquillo, le tue ciambelle sono tutte qui. Ciao e buon appetito! Che buon profumino! Forse avrei dovuto fartene comprare più di una dozzina. Allora hai fame, George? Ora preparo le uova. E poi sotto con le ciambelle? È buio qui dentro. Apriamo un po' le tende. Allora, che cosa hai fatto di bello in questa oretta? Io ho incontrato la signora della pasticceria. Mi sembrava molto contenta. Le uova le vuoi strapazzate o all'occhio di bue? Non sapevo che questo manico fosse così ben isolato. Attento! Ehi, aspetta un minuto. Non mi ricordo di aver comprato questa automobilina. Oh. Hai messo tu quella ciambella qui? È un vero spreco. E adesso ce ne restano soltanto 11. Ecco il... Ehi! Ma dove sono andate a finire? Che cosa? Le 100 dozzine di ciambelle. Le 100 Noi qui ne abbiamo una sola dozzina, guardi. Bene, ad ogni modo, questo è il conto delle ciambelle. Wow! Ragazzi, che sbaglio! Come può pensare che abbia ordinato 100 dozzine di ciambelle? Ma cosa? E allora, George? Almeno mi hai dimostrato di essere stato attento. Adesso sarà meglio fare un po' d'ordine. Oh, ma che cosa ci faremo adesso? Così alla fine George rimase solo con la sua dozzina di ciambelle, mentre quei bravissimi pompieri ebbero qualcosa per cui festeggiare. Quante ne sono rimaste, George?